Vola in classifica, spinge sempre più forte, viola il campo più caldo del momento, quello di Milano. La Perugia dei grandi campioni a suon di ace e spettacolari giocate continua la sua corsa senza sosta, concentrata su campionato, Champions League e quella Final Four di Coppa Italia che si giocherà i primi di marzo. Simone Giannelli dirige e i fuoriclasse mettono giù i palloni, da Leon fino all'MVP americano Matt Henderson. È un periodo dove abbiamo un po' di sfortuna con gli infortuni, però se stringiamo i denti e andiamo avanti, c'è tanto lavoro da fare, possiamo migliorare su tanti aspetti, però insomma comunque siamo riusciti a vincere contro una grande squadra perché stanno dimostrando di giocare molto bene a pallavolo e sono contento, però diciamo che il lavoro è ancora tanto da fare, speriamo adesso di avere un po' di più di fortuna e recupero dei nostri giocatori, spero anche che Max si riprenda al meglio e che non abbia niente di grave. Una gara cambiata dal servizio, Plotinski, riserva di lusso, apre le danze e Wilfredo Leon li chiude dopo che ha rinnovato per altri 3 anni a Perugia, ora a casa sua. E ho deciso di rimanere perché ormai mi mancano 2-3 trofei di qua all'Italia e non posso uscire dall'Italia senza portarmelo in Polonia e anche darle qualcuno alla mia mamma Cuba. Con qualche apprensione per il libero Max Colaci, infortunato alla spalla, Nicola Gerbic comunque gongola tra i suoi ragazzi fenomenali. I conti certo si faranno alla fine, intanto però Perugia sogna di vincere tutto.